bloccata corsia autostradale tra Sandona e Portogruaro grazie ad un accordo col Friuli Venezia Giulia. Il Veneto ha anticipato la procedura di gara per l'adeguamento di 10 cavalcavia. Secondo caso di decesso per West Nine veneziano, martedì un 83enne è morto all'ospedale di Sandona, dove era stato ricoverato con diversi sintomi collegabili al virus. Lutto a Venezia per la scomparsa a 85 anni di Augusto Salvadori, per tre volte assessore al turismo, conosciuto da tutti per le sue battaglie contro il degrado del centro storico. Neanche il tempo di commemorare la discesa di Venezia sotto quota 50.000 che in città si apre un altro fronte. Per Marco Gasparinetti, dai dati della Smart Control Room, i residenti reali sono appena 30.000. Partiti a mestre i lavori di pulizia in piazzetta 22 marzo all'inizio di via Poerio in chiave antidegrado, demolita anche l'edicola oramai chiusa da anni. Sono arrivate le barriere mobili rimovibili che dovranno proteggere la Basilica di San Marco in caso di acqua alta. Dai primi giorni di settembre inizieranno le operazioni di montaggio. Le richieste di commesse non mancano, ma sulle imprese artigiane del Milanese pesa l'assenza di manodopera e l'aumento esponenziale dei costi delle materie prime e dell'energia. Appello alle istituzioni. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque, l'avete sentito, ora si avvicina il completamento della terza corsia autostradale tra Sandona e Portogruaro. Grazie ad un accordo col Friuli Venezia Giulia, il Veneto ha anticipato la procedura di gara per l'adeguamento di 10 cavalcavia. L'avvio della procedura di gara per l'affidamento dei lavori di adeguamento di 10 cavalcavie autostradali tra Sandona e Portogruaro lungo la A4 Venezia-Trieste è un procedimento che avvicina temporalmente il completamento della terza corsia nell'ultimo tratto di lavori di allargamento che riguardano il Veneto. In questo senso, l'accordo di cooperazione siglato da Veneto e Friuli Venezia Giulia lo scorso luglio ha permesso di spostare circa 50 milioni di euro, inizialmente destinati ad interventi in Friuli, ad un'operazione che permetterà di anticipare i tempi di completamento della terza corsia. Quando arriverà il momento dal piano economico finanziario di poter avviare i lavori della terza corsia, i cavalcavia saranno già a posto, quindi si inizierà direttamente con i lavori di allargamento, insomma, e speriamo che non ci siano imprevisti di nessun tipo. L'accordo di cooperazione è stato firmato, quindi quanto previsto dal piano economico finanziario verrà rispettato. I lavori di allargamento a tre corsie del tratto autostradale Sandona di Piave Portogruaro partiranno tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025 e dureranno un paio d'anni. Si tratta di un'infrastruttura strategica di adeguamento della viabilità su gomma alle nuove esigenze della logistica, in un'epoca in cui si sta già ragionando sulla realizzazione della quarta corsia lungo l'autostrada che da Venezia conduce a Milano. Mettere la terza corsia sulla Venezia-Trieste vuol dire sicuramente meno incidenti, ovviamente, perché le velocità vengano rispettate e la possibilità di far arrivare anche le merci piuttosto che le persone a destinazione in tempi certi. Ed ora parliamo di West Nile, perché c'è stato il secondo caso di decesso nel veneziano. Martedì un 83enne è morto all'ospedale di Sandona, dove era stato ricoverato alcuni giorni prima con diversi sintomi collegabili al virus. L'uomo, residente a Fossalta di Piave, soffriva già di alcune patologie ed è probabile che la malattia, che si trasmette attraverso le punture di zanzare, abbia contribuito a peggiorare il suo stato di salute fino al decorso fatale. La prima vittima di West Nile nel veneziano si era registrata a fine luglio. Si trattava di un'anziana di Mira deceduta all'ospedale di Dolo. Lutto a Venezia per la scomparsa all'età di 85 anni dell'avvocato Augusto Salvadori, per tre volte assessore al turismo in città, conosciuto da tutti per le sue battaglie contro il degrado del centro storico. Memorabili alcune sue battaglie che hanno fatto il giro del mondo. È morto nella notte l'avvocato Augusto Salvadori. Tra meno di un mese avrebbe compiuto 86 anni. Veneziano doc, risiedeva a due passi dal ponte dell'Accademia. Fu assessore comunale al turismo per tre volte. La prima nel 1985 con l'allora sindaco Nereo Raroni, la seconda con la giunta di Ugo Bergamo tra il 90 e il 92 e nella terza giunta di Massimo Cacciari nel 2005-2010.
Aveva combattuto per il decoro nel centro storico veneziano con alcune sue memorabili battaglie, schierandosi contro i turisti saccopperisti e torsonudisti, contro coloro che facevano il bagno nei rii e nei canali. Il ricordo di Michele Mognato, ex vice sindaco di Venezia, nella giunta in cui sedeva anche Salvadori. Augusto Salvadori è stato tra i protagonisti della nostra città, per la sua veste professionale e per il suo grande impegno civico e politico che ha caratterizzato tutta la sua vita. Certamente avevamo idee diverse, ma non ho sempre stimato la serietà e la dedizione che aveva nei confronti della nostra città di veneziani. In molti lo ricorderanno per le sue battaglie per il decoro dei primi anni Ottanta. Tantissimi messaggi di cordoglio che stanno arrivando alla moglie Patrizia e alla figlia Francesca, anche lei avvocato. I funerali, se arriveranno le ultime autorizzazioni, verranno celebrati martedì 16 agosto alle 10 nella chiesa dei Gesuati a Rezzatere. È indubbio che avesse anticipato, che Augusto avesse anticipato una delle grandi questioni che riguardano la vita delle grandi città, di città turistiche di Venezia. Lo voglio ricordare ancora per la sua tenacia, per la sua caparbietà e anche per le nostre discussioni chiacchierate sui destini della città, su Venezia, che abbiamo fatto insieme. Tra i tanti ricordi, quelli del comandante generale della Polizia Locale Marco Agostini, della presidente dell'Ordine degli Avvocati di Venezia Federica Santinon, così lo descrive Ernesto Pancin. Lo ricordo anche come un grande professionista, che del Foro di Venezia che è stato di esempio per molti di noi. Io lo ringrazio per questa sua vita dedicata alla città e spero sia esempio per molti veneziani. Neanche il tempo di commemorare la discesa di Venezia sotto quota 50.000, che in città si apre un altro fronte. A dare fuoco alle polveri il consigliere comunale Marco Gasparinetti. Dai dati della Smart Control Room, i residenti reali sono appena 30.000. Noi non siamo i 50.000 di cui oggi si parla e lo sappiamo grazie alla Smart Control Room, i residenti veri a Venezia sono 30.000. Se meno di 50.000 residenti vi sembrano pochi, pochissimi per una città che fino a qualche decennio fa ne contava più del triplo, gli abitanti di Venezia in realtà sono ancora meno, molti meno, dice il consigliere comunale di opposizione Marco Gasparinetti, secondo ciò che si osserva dalla Smart Control Room del Tronchetto. Smart Control Room è un giocattolo costosissimo da cui il sindaco e la giunta controllano la città e durante il lockdown e nei periodi anche successivi, grazie a un accordo con Telecom Italia, hanno potuto contare quanti erano i residenti veri presenti in città, quanti erano i turisti, da dove venivano i turisti. E gli altri 20.000 chi sono? Quelli che mancano alla pelle? Gli altri sono finti residenti e lo sappiamo perché la Polizia Municipale, che va a consegnare le tessere elettorali, al terzo tentativo rinuncia e dovrebbero essere cancellati dall'anagrafe della popolazione residente. Sono residenti solo per non pagare l'IMU e per pagare meno bollette, perché le tariffe sono differenziate a seconda che sia prima o seconda casa. Rimanendo ai dati ufficiali, Matteo Secchi e gli attivisti di Venezia.com hanno iniziato ad aggiornare al ribasso, a colpi di scotch, la cifra dei residenti di quello che in comune si chiama centro storico. Ma i problemi di spopolamento ci sono anche in terraferma. Venezia perde abitanti, ma perdono abitanti anche in terraferma. Cioè, non si capisce perché. Cioè, un territorio che perde abitanti è un territorio che sta male, ha qualche problema o no. Perché se gli abitanti aumentano vuol dire che è un territorio ricercato dall'abitante, ma se lo perde non si capisce. Venezia comunque rimane affollatissima di turisti. Agli alberghi aperti in ogni dove si somma un numero crescente di appartamenti censiti come affittanze turistiche, un settore a cui chi agisce nel pieno rispetto delle regole si affianca anche a chi non lo fa. Io vorrei che fossero fatti dei controlli un attimino più accurati, perché qua c'è gente dappertutto. La mia fidanzata abita in una calle in cui è rimasta l'unica veneziana, 19 appartamenti a uso turistico e lei sola lì, mi sembra un po' sproporzionato. Dunque in 50 anni il comune di Venezia ha perso più di 50.000 abitanti, anche la terraferma soffre e inizia a farsi largo la proposta di istituire un assessorato allo spopolamento per gestire l'emergenza. I sindaci precedenti a quello attuale dicevano che
tutti i centri storici si spopolano e che quindi il futuro era Mestre. Questa teoria è stata poi cassata dal fatto che anche Mestre perde, ha cominciato a perdere residenti, e anche in modo importante, perché Mestre è oggetto di una immigrazione di stranieri sostanziosa e quindi il dato negativo vale il doppio. Lo spopolamento di Mestre vale almeno quanto quello di Venezia, secondo l'ex consigliere comunale Renzo Scarpa, perché se Mestre perde abitanti, nonostante sia meta di immigrazione, significa che il saldo dei mestrini che si trasferiscono altrove è più alto di quanto dicano le cifre. Lo spopolamento appare oramai accomunare tutto il territorio comunale, o quasi, ne rimangono escluse alcune zone fortunate, come ad esempio Chirignago e Zelarino. Ora abbiamo 90 emigrati al mese, ripeto al mese, di persone che escono dalla città, escono dal comune. Si dovrebbe destinare un assessorato a questo problema e dovrebbe essere un assessorato anche molto potente. A Venezia, dove comunque i numeri dello spopolamento sono clamorosi per una città in stato di pace e in assenza di calamità naturali, la ferita di un tessuto sociale in via d'estinzione è profonda. Sono cifre che fanno male perché testimoniano non solo una numerazione in declino da ormai 30 anni, ma testimoniano l'inerzia e l'incapacità di fermare un fenomeno che ha radici profonde. Io sono positivo e ottimista, ma ho qualche passaggio di grigiume, diciamo. Vedo che giorno dopo giorno si sta desertificando sempre di più a favore di un'economia monocultura turistica, e quindi il mio ottimismo probabilmente sta un po' scemando. Ed ora ci spostiamo a Mestre. Come annunciato dal Comune questa mattina, sono partiti a Mestre i lavori di pulizia, risistemazione e demolizione dell'edicola chiusa da anni in piazzetta 22 Marzo all'inizio di via Poerio. Ai lavori questa mattina ha assistito anche l'assessore ai lavori pubblici Francesca Zaccariotto, che appena pochi giorni fa aveva deciso la rimozione di alcune panchine in piazzetta Zorzetto. In entrambi i casi l'intervento è stato eseguito a contrasto del degrado in cui versano le due aree elette a luogo di incontro di sbandati e senza fissa dimora, una problematica a cui stanno lavorando assieme agli assessorati alla sicurezza, alla coesione sociale e ai lavori pubblici. Sono arrivate le barriere mobili rimovibili che dovranno proteggere la Basilica di San Marco in caso di acqua alta. Dai primi giorni di settembre inizieranno le operazioni di montaggio di quello che rappresenta il cuore dell'opera. Così la Cattedrale di San Marco potrà restare all'asciutto. Dai primi giorni di settembre inizieranno la posa e il montaggio delle barriere mobili, provvisorie e rimovibili che serviranno a proteggere la Basilica di San Marco a Venezia dagli allagamenti che, in caso di alta marea, corrodono con l'acqua salina colonne, marmi e pavimenti della preziosa cattedrale. Si tratta di un passaggio fondamentale e anche di quello più delicato del cantiere insediato attorno alla Basilica. Siamo in linea con i tempi delle ultime previsioni indicate. Per i primissimi giorni di settembre è previsto l'inizio delle operazioni di posa della barriera vera e propria, che è sostanzialmente il cuore del lavoro. Da settembre inizierà così una vera e propria corsa allo sprint. Le lavorazioni proseguiranno per tutto il mese di settembre, con appunto l'obiettivo, che in questa fase pare quanto mai realistico, di chiudere la partita con il mese di ottobre, e avremo in qualche maniera rispettato le tempistiche previste e avremo dotato la Basilica di quella protezione di cui tanto ha bisogno, proprio per la salvaguardia del patrimonio culturale e artistico. Anche per gli altri lavori, alle bocche di Porto del Mose, confermano le imprese, sembra che la strada imboccata sia quella giusta, verso la conclusione alla fine del 2023. Si sta continuando a lavorare, la tabella di marcia anche qui è quella prevista dal cronoprogramma stilato dal commissario Spitz.
Le richieste di commesse non mancano, ma le imprese artigiane del Milanese delineano un bilancio in chiaro scuro del mese di agosto. Il lavoro non manca, ma l'assenza di manodopera qualificata si fa sentire in modo pesante. C'è poi grande preoccupazione per l'aumento esponenziale dei costi delle materie prime e dell'energia. È un forte appello alla stabilità politica del nostro paese, rivolto alla classe politica italiana, quello che rivolgono gli artigiani del Milanese. Il bilancio del mese di agosto e dell'estate è in chiaroscuro. Se da una parte la richiesta di commessa è indubbiamente ripresa, dall'altra c'è la preoccupazione per la mancanza di manodopera qualificata e l'aumento esponenziale dei costi dell'energia elettrica e delle materie prime. È passato questo periodo di incertezza di campagna elettorale che si possa trovare un minimo di stabilità politica che ci permetta di affrontare le emergenze che ci saranno inevitabilmente dalla partire dalla ripresa di settembre e di ottobre, che sono tante, che non riguardano solo l'energia ma anche tutta la partita legata ai contributi e quanto ci può arrivare dal PNRR. Gli aiuti fin qui arrivati non bastano, occorre fare di più, dice Andrea Dal Corso, rappresentante degli artigiani del Milanese. I provvedimenti che sono stati fatti non sono sufficienti per controllare quella che è la situazione assolutamente storica fuori controllo che c'è in questo momento nel mercato dell'energia. Bisogna fare di più e ci auguriamo che questo venga fatto. Le previsioni che ci arrivano in questi giorni sono di aumenti che porteranno i costi dell'energia su livelli storici mai raggiunti, quindi non è assolutamente una buona notizia e bisognerà nuovamente metter mano con provvedimenti. Altrimenti diverse imprese potrebbero essere costrette a chiudere baracche e burattini. Diversamente molte rischiano di saltare e di finire fuori mercato, mettendo poi lasciando quindi poi tutti i lavoratori senza alcun impiego e quindi con effetti assolutamente negativi. Ed ora parliamo invece della mostra del cinema. Il direttore del festival, Alberto Barbera, ci regala le prime anticipazioni riguardo i film italiani presenti alla prossima mostra del cinema, ben 5, ed anche sul programma. Sentiamo le sue parole. Un tema dominante di questo festival? No, non c'è un tema dominante, anche se si ritrovano insomma, alcune ricorrenze. Molti film hanno a che fare con la famiglia o con storie personali dei registi che raccontano le esperienze di sé o dei propri familiari, ma ci sono anche film politici come quello come Argentina 1985 o i due film iraniani, no? Che sono metafore delle tensioni sociali e politiche all'interno di quel paese in questi giorni. 5 film italiani in concorso, ce li racconta un po'? Due film sono di due autori cosmopoliti, sono italiani ma lavorano con produzioni italiane ma girando film in inglese in America con attori americani, con cast internazionali, quindi misurandosi con un mercato che non è soltanto quello del nostro paese. L'altro film di un grande maestro del cinema italiano, il film di Gianni Ameglio, che si chiama Il Signore delle Formiche, che ricostruisce un famoso caso giudiziario, il caso Braibanti, che negli anni 60 divise l'Italia. Braibanti fu accusato di aver plagiato un giovane ragazzo. Susanna Nicchiarelli torna a realizzare un ritratto di donna dopo Nico e la figlia di Marx, e questa volta si tratta addirittura di Santa Chiara, un personaggio che è rimasto nell'ombra di San Francesco per tantissimi anni e che grazie a un straordinario lavoro di ricerca storica e filologiche ritrova la centralità di una figura così importante come quella di Santa Chiara nel nostro paese. E da Venezia è davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona serata. Bentrovati al meteo. Weekend con tempo buono, proprio a Ferragosto però arriva una perturbazione che porterà qualche pioggia. Vediamo intanto il dettaglio di sabato 13 agosto.
Sul Veneto la pressione atmosferica torna temporaneamente ad aumentare. Bel tempo soleggiato con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Non sono attese piogge degne di nota, solo qualche innocuo addensamento. Temperature sostanzialmente stazionarie e gradevoli, minime tra 11 e 20 gradi, massime invece comprese tra i 27 e i 31 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso di prima mattina residua nuvolosità, in giornata cielo in genere sereno o velato. Temperature minime sui 18-21 gradi, massime sui 31-32 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui tanto sole, poche nubi sparse, senza precipitazioni. Temperature minime intorno ai 14-15 gradi, massime sui 29 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.